Mini recensione richiesta da Lea02, che mi chiede di parlare del film del 1995 di Neri Parenti, Vacanze di Natale 95. E con appunto il solito Massimo Boldi, con Christian De Sica che fanno il solito milanese e il solito romano. Insomma, Christian De Sica fa questo romano, Remo Proietti, che praticamente è un giocatore, è stato sgamato dalla moglie e decide di lasciare, di andare in vacanza, di mollare le vacanze che aveva deciso di fare e di seguirla a Aspen per riconquistarla. Dall'altra parte invece abbiamo Massimo Boldi, che fa il solito milanese, ovvero Lorenzo Colombo, che porta la ragazzina, che è una giovanissima Cristina Capotondi, a Aspen appunto per cercare di incontrare Luke Perry, il suo mito. Di lì poi tutte le gag che succederanno di via e di là per un film veramente inguardabile. La parte con Luke Perry di Massimo Boldi che incontra Vestapie, lo fa fumare, gli fa fare di tutto, e così è veramente disastrosa. Non si riesce a ridere praticamente mai. Quando arriva Luke Perry cartonato, che praticamente lo chiamano Dylan, non si può guardare in questa esaltazione assoluta di quella merda che era a Beverly Hills, e coda è presa proprio un pochino in ritardo e sul momento. È una tristezza enorme questo film, che non ha praticamente Neri Parenti, non ha regia, Neri Parenti completamente assente, Neri Parenti che non dà nemmeno un minimo di ritmo, tutto è televisivo, tutto è volgarissimo, è una volgarità incredibile, di un'idiozia assoluta. L'unico classico film di merda che tra i cinepanettoni è fra i più brutti mai visti, senza un minimo di vero cinema, non c'è niente qui dentro. La fotografia è orribile, il montaggio è sgangherato, la recitazione, porca miseria, sono tutti sopra le righe che sembrano camminare praticamente sopra fili della luce elettrica. Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione che il cinepanettone hanno voglia di rivalutare. Era al 99% spazzatura. Uno ci può divertire, può ridere, quelle cazzo di pare, ma deve essere consapevole che questa è merda di cinema, proprio. È uno dei livelli più bassi anche dei cinepanettoni mai raggiunti. Qui siamo proprio a un cercare di sfruttare il livello di Vacanze di Natale degli anni 80 attraverso però un modo di fare che è addirittura molto peggio di quello, perché se lì c'era ancora un po' di cinema, qui la televisione a farla da padrona in tutto e per tutto, nei tempi, nelle gag, per come è costruita. Una volgarità terribile, senza che però venga in realtà innestato nessuna idea di contrasto verso questi personaggi. Non c'è mai una voglia di veramente essere cinici, crudeli, cattivi, attaccare l'italiano medio. No, si salva tutto. L'italiano medio, con quel finale lì, poi ha sempre ragione. Le donne poi non capiscono un cazzo, devono stare al loro posto. È veramente il classico film di merda che viveva di quella forza berlusconiana che in quel periodo era mille, che qui praticamente trasformava il cinema in una barzelletta di bellezza. Non fanno manco ridere, purtroppo, veramente una tristezza immane. Uno di quei film che non so nemmeno più che cosa dirvi. Parlare di un film del genere, della trama di questi due, veramente, con quest'altro proprio fan da letto, la sorella gemella, che è roba da pochade degli anni 40, ma dove cazzo l'avete scritto? Scritto da Neri Parenti, praticamente sotto shock. Questo è uno dei film più brutti che mi sia mai capitato di vedere, ed è uno dei cinepanettoni più fetenti dell'universo. Non riesco a capire come si faccia proprio a ridere, ecco, in un film dove si sparano mille gag, quasi tutte corporali, delle quali vanno a segno forse tre in due ore. Roba veramente la sparassi in un ginocchio. Ripeto, tutta la parte con Boldi vuole essere anche esagerata, schizzata, quando riesce a essere semplicemente idiota. Un obbrobrio assoluto, uno dei film più brutti che mi sia mai capitato di vedere. Io il link vi sotto ce lo metto, perché non si sa mai. Donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram, e poi se vi garba questo Vacanze di Natale 95, problema vostro, però cercate di un fallo garba a me, perché tanto è impossibile. Lo trovo non brutto, irritantemente brutto.